Forte, un appuntamento oggi per presentare la piattaforma a Milano, ma anche per fare un bilancio del mandato in comune. Quali sono le vostre osservazioni? Ma le nostre osservazioni sono innanzitutto che in questa prima metà mandato non si è concluso granché. L'unico vero grande progetto a cui abbiamo dato un contributo importante come opposizione per portarlo a casa è quello dell'accordo di programma degli scali ferroviari. Di fatto, dopo i fallimenti della giunta Pisapia, è un recupero dei vecchi progetti delle amministrazioni di centrodestra. Per il resto non c'è nulla, la grande ossessione per le periferie si è tradotto in una serie di slide che sono state comunicate alla stampa e in tre riunioni nei quartieri con i cittadini, dove sostanzialmente si sono elencati progetti di manutenzione ordinaria finanziati dal comune a partire dal 2004, quindi la cifra della famosa ossessione per le periferie di Sala si fatica a vedere. E siamo in un contesto nazionale in cui Milano dovrebbe emergere come città vicina all'Europa, cantava Lucio Dalla, un punto di interesse internazionale, dovrebbe emergere con politiche sperimentali, dovrebbe essere un po' il punto di riferimento rispetto a un governo che invece sembra appoggiarsi di nuovo su vecchie logiche centraliste, assistenzialiste, non per la crescita e che non producono un futuro per il paese. Ecco, però Milano, anche dalle recenti indagini e statistiche, risulta una città che ha prestigio anche a livello internazionale, no? È risultata anche come prima nella qualità della vita nella classifica del Sole 24 Ore, quindi questo cosa significa? Milano risulta prima nelle classifiche internazionali, soprattutto dal punto di vista economico, le classifiche economiche, perché dopo gli anni lui di Tangentopoli, con le giunte Albertini e poi Moratti, ha messo in cantiere una serie di progetti, una serie di riqualificazioni, una serie di eventi, pensiamo anche allo stesso Expo, che è un risultato della giunta Moratti, che hanno reso Milano una grande città, l'ha fatta tornare ai suoi splendori e oggi è un punto di riferimento. Tuttavia oggi si vive di rendita, si vive di quella rendita, ma per quanto ancora si potrà vivere di quella rendita? Su altre classifiche internazionali invece, per quanto riguarda per esempio la coesione sociale, per quanto riguarda il peso della burocrazia e dell'amministrazione sulle attività economiche, purtroppo ci sono altri indicatori che dicono che invece siamo molto indietro, ma molto indietro non ovviamente rispetto a città, pensiamo sulla tecnologia o sulla pianificazione urbana come New York o come Singapore, ma come città che sono assolutamente con cui Milano deve essere competitiva, città europea. Barcellona, Monaco, Lione, siamo indietro. Allora bisogna ripensare Milano da qua al 2030, ma non come lo fa Sala, immaginando di continuare a vivere di rendita fino a quella data, ma mettendo oggi in cantiere una progettualità e una visione nuova. E su che cosa si deve basare? Noi come Piattaforma Milano lanciamo un manifesto con cui vogliamo confrontarci con tutta la città, si deve basare sull'idea che ci vuole per esempio meno comune più città, il comune deve aiutare chi aiuta, non si deve sovrapporre, la città è infinitamente più grande della sua amministrazione. Qua oggi abbiamo raccolto una serie di voci, di associazioni, di comitati, di chi è presente nelle periferie e crea risposte a quei bisogni, a quelle esigenze che oggi caratterizzano spesso un disagio profondo e a cui l'amministrazione non riesce a guardare, per certi versi non può guardare, deve limitarsi appunto ad aiutare e a sostenere. Oggi ancora la giunta Sala è molto concentrata su una vecchia idea, cioè che il comune attraverso la dilatazione della spesa pubblica deve tentare di arrivare dappertutto, ma non ce la fa e fallisce. Un'ultima domanda, scusi, il centrodestra Milano è unito contro delle battaglie comuni, per esempio avete manifestato anche contro l'aumento del biglietto? Abbiamo assolutamente manifestato contro l'aumento del biglietto, contro l'aumento delle strisce blu, della sosta oraria in periferia, contro l'introduzione della tassa di prescrizione sull'asilo per la scuola materna di 52 euro, non potendo più aumentare le aliquote perché già Pisapia le aveva fatto raggiungere il massimo possibile, ora ci si inventa altre tasse, ma sempre nella logica che dicevo prima, rastrellare quattro soldi per continuare a mantenere quell'interventismo elefantiaco del comune che però non produce risultati.